E adesso ufficiale, buonasera e benvenuti a tutti. Abbiamo fatto prova apertura si pane. Buonasera e benvenuti a tutti al Teatro Costabile di Lamezia Terme San Biase per questa serata di condivisione, socialità, soprattutto nel segno della nostra Lamezia e della nostra Calabria. Innanzitutto ringrazio tutti loro, tutti coloro che hanno dato davvero anima a questa serata, i membri del Comitato Costabile 100, uomini, donne con cuori, menti che hanno cercato durante questo anno, stanno continuando a farlo e lo faranno a testimoniare la bellezza di un nostro poeta, di una nostra risorsa. E poi ringrazio tutti i poeti presenti, i registi, coloro che declameranno le poesie, li ringrazio davvero. Di cuore. Che cosa accadrà questa sera? Non sarà una semplice serata, cercheremo di non annoiarci e di non annoiarvi, ma faremo un viaggio lungo emozioni, lungo la nostra città, lungo i nostri vicoli, i nostri colori, il nostro calore. Viaggeremo, probabilmente voi rimarrete seduti, però grazie alla poesia dei nostri autori riusciremo davvero ad andare oltre rimanendo comodi, no? Perché siete comodi, possiamo viaggiare. Oltre Costabile, ho capito, oltre Costabile, chi ci sarà? Ma se fosse Costabile, secondo me potete sognare anche con gli occhi aperti, o chi vorrà potrà anche chiuderli, ma pensateci dal buio, pensate Costabile, perché il buio arriva, e arriva adesso. Sono 100 anni che in quella casa, sulla via che va dalla croce della piazza a Muraglione, lanciai il mio primo verso, un vagito al mondo. In quel giorno della fine dell'estate, quando la strada odorava dello zolfo nelle tine già pronte a ricevere il mosto dell'uva bianca di Malvasia e di Zibibbo, assaggiai la prima gioia dell'abbraccio amoroso di mia madre, ma non conobbi quello che più tardi avrei capito mi sarebbe sempre mancata, quella dell'odore maschio del tabacco e del peso rassicurante della mano sulla spalla di un padre. Fanciullo lo cercavo nei miei sogni, invano ne sognai la carezza e domandai ai tanti che dicono mio padre. Beati loro che sanno la bellezza di un vigile custode ovunque sono e vanno, e la sua voce distingue e ben sanno. Tra le sudate carte crebbe in me l'amore e la rabbia, inseparabili amici che mi accompagnarono sulla via degli ulivi, quegli ulivi simbolo di pace, ma anche dell'immobile azzurro del cielo della mia San Biase. Voglio che sarete amici miei, ora dopo 100 anni, voglio che nessuno più mi tiri dalla giacchetta per vanagloria. Io sono di tutti e di nessuno. Io appartengo al mondo, alle pietre delle carcane di Caronte, alle voci del mio cortile, alla nostalgia delle ombre di quei ragazzi partiti al Venezuela, all'odore nauseabondo di sudore e cipolle, delle stive delle navi per l'Australia e dei treni più lunghi d'Europa. La giacchetta è logora ed è ancora attaccata ai pollai francesi. Lasciatela appesa lì, monumento di ingiustizie e del vuoto d'amore. Ricordatemi col sorriso, ricordatemi con una lacrima se vi emoziona. Lasciatela che sgorghi pura e sincera a disegnarvi per un attimo solo delle rughe. Delle rughe come quello sul viso bruciato dal sole dei miei braccianti. Quel sole che li scaldava, unica cosa che non fosse del padrone.
questo cammino con Bernardo il Caparo, passeggiamo contemplando ancora quella piana celeste di ulivi, dove ci piaceva dormire e ci piaceva amare, e dove l'acqua non si fa nera, ma vacilla alla luna, terra reale che non si dimentica nemmeno guardando l'ora sull'orologio d'oro di Daisy Street. Con Bernardo ci siamo trovati sul Marrano l'altra sera, insieme a quegli amici che giocavano a buttare il tre in lasso nella cantina e che, mettendosi alla fine d'accordo con il proprio cuore, scelsero di seguire il manifesto del piroscafo e degli uccelli bianchi. Ci siamo seduti e ci siamo raccontati con lo sguardo rivolto al tramonto sul golfo. Incredibile, ho pensato, come le vite individuali di noi che eravamo partiti siano, nel bene e nel male, radicalmente cambiate. Mentre nella mia Calabria ogni cambiamento della società viene assorbito senza effetto benefico, come l'acqua in un batuffolo di cotone, per poi repentinamente evaporare. La mia Calabria, a dispetto della sua bellezza, è una terra di spugna. Tutto viene inglobato e scompare senza dar frutto. E se frutto produce, è frutto malefico, come una donna bellissima che ostinatamente si prostituisce per 5.000 lire. La vista di quel mare che si indora man mano al calar del sole, il vulcano nero fumante che si staglia nell'orizzonte rosso fuoco, sarebbero capaci di commuovere e dar forza anche alle pietre. E invece no. Sembra che gli dèi abbiano voluto dare ai calabresi l'arguzia e la capacità di pensare e nello stesso tempo abbiano amputato loro le mani, perché quanto viene partorito dalle loro fervide menti resti in questa terra sempre soltanto un magnifico pensiero. Rido e piango allo stesso tempo. Quella follia cosmica è quanto di più bello e di più terribile può attraversare l'anima e la mente di ogni sognatore, che già nel sogno sa di sognare l'impossibile, senza comunque nulla togliere al piacere dei propri desideri onirici. La Calabria resta ancora un luogo difficile da vivere, ma il più bello da sognare. Chissà quante volte vi ho raccontato questo, e l'ho voluto raccontare senza usare la lingua della mia terra natia. Pierpaolo mi rimproverava di questo, ma io non volevo parlare solo ai miei paesani. Io volevo parlare anche a chi non si è mai voluto, sinceramente, mettere all'ascolto delle piaghe d'Italia, dove quelle del mio sud erano le più profonde e purulente, come quelle dei tanti sud del mondo. Io non l'ho usato il dialetto, la mia lingua, la lingua dei miei compagni, ma anche di tutti voi. Oggi vorrete andare oltre, e io vi ascolterò con immenso piacere, perché la musica delle mie gioie, dei miei dolori e dei miei paesaggi. In Piazza Fiorentino, a pochi metri da qui, per ascoltarvi con Bernardo, come quelle due stelle bizantine, abbiamo affittato una stanza dove si vede il cielo della piazza. Siamo certi che alla fine, dopo avervi ascoltati, ci ristorerà un sonno di garofani. Ma ricordatevi che alla fine abbiamo sempre un bisogno, il bisogno di una rosa nel bicchiere. Terzo di Francesca Antonio Sarà e voce di Raffaele Tonnissa. E li ringrazio entrambi, ringrazio Francesco Fagà che è riuscito in una notte a fare una sintesi, a regalarci questo momento straordinario, così a Raffaele Ponessa a dar voce a queste emozioni. Beh, ora andiamo oltre, iniziamo il nostro viaggio. Io inizio il mio viaggio con un compagno di viaggio d'eccezione. Salvatore,
Salvatore De Biase, vieni, raggiungi. Noi dobbiamo dire un po' questa sera, non dobbiamo essere troppo ingessati, giusto? Vediamo dove ci porterai tu, qual è la stazione, la meta. Ringraziamo anche il nostro due di musicisti, con un applauso, li ringraziamo per questo tocco di magia. Salvatore, dove ci porti? Noi siamo curiosi, abbiamo bisogno di conoscere le nostre mete di volta in volta. Allora, innanzitutto buonasera, sono veramente emozionato di aver ascoltato sia la voce, ma lo scritto di Franco Fagano, perché ha riportato un'atmosfera veramente antica, costabiliana, e ci ha trasportato in una poesia che stranamente avevo scritto molto tempo fa, un viaggio da poesia in ta poesia. E con la vicinanza della dottoressa Vaccaro, splendida voce, gridevole e gradevole, noi stasera veramente, ecco, in famiglia concorderemo un viaggio nella poesia attraverso che cosa? L'eredità che ha potuto lasciare Costabile in ognuno di noi, Butera e tanti altri. Quindi questa terra non è fatta solo di gaiola, di cappello o di fucile, è fatta di cose culturalmente belle, e stasera godiamoci la serata con le poesie. A me è toccato, vediamo, la prima uscita, un viaggio da poesia in poesia, e come aveva detto Luisa prima, immaginate i poeti di cui andrò a parlare su un palco nel paradiso, e gli stessi fanno a gara di recitare le proprie opere anche lì. E allora sentiamo Salvatore De Biase. Grazie, grazie a voi. Quando la fantasia ti viene a trovare, un c'è niente che fare, o è scrivere o è parlare. L'altra volta, mentre un sonnicchiato, che mi è capitato? Pare che sopra un barcone affacciati c'erano poeti, scrittori, acculturati e pieni di onorati. Tutti a cena gara di chi lo barconi, a chi ne meglio poteva recitare, e ognuno di cose sua s'ha messo a contare. Parlo io, disse Trelossa, che viene dalla capitale, ed io gli insegnai. Un somaro diceva anticamente, quando non c'era la democrazia, la classe nostra non vedeva niente. Mi nonno, infatti, per aver ragione, se coprì con la pelle d'un leone. Mo tocca a me, disse Butera, capendo di cosciente, e recitando mostrava di denti. A suo mondo vale solo polutonno, te ne ridi, un c'è credi, e tu piglia una bottiglia, no, senza colo, chi la hai, e non guai, luoglio, funne, e te conne. E no, disse Costabile San Biasino, pur io mi posso contare quello che in la vita mia hai potuto passare. Che volete? Che volete ancora da questa terra? Vi paga il canto del gallo, paga il sale, paga l'erba, l'origano. Che volete di più? Ditelo, e lo farà. Ma lasciatela in pace. Don Lupanto, da Pregliano, sa facciare la trasata. Eppure io volevo dire una cosa recitata, ma non lo leggero parlare, no, lo leggero parlare perché le cose sue non si potevano contare. Io gli parlare, eppure un mica di pane, di decollatura, s'ha messa a recitare alla banchera, sempre in casa sacca l'ho portata alla sventura e all'allegrezza, e mi consola la mia amicizia. Come di bella, come di cara, ed è davvero una cosa rara. Corrado Alvaro, tuo paese San Luca, disse mo parlo io, io parlo io, voglio contare a vita che io ho potuto passare. Sono tornato al mio paese ed ho ritrovato tutto come prima, soltanto non c'era mio padre, né quelli del mondo di prima. Leone da Repece ha melato. Oh, io sogno i palmi, un giovane letterato. Ma c'è di me parlare che mi faccio pensare, Quando fu il giorno della Calabria, Dio
si trovò in pugno 15.000 chilometri di argilla verde, con riflessi viola, poi distribuì i mesi e le stagioni alla Calabria. Per l'inverno concesse il sole, per la primavera il sole, per l'estate il sole, per l'autunno il sole. Oh, ma per dire casugno vimmina, vi pensate con un posso parlare? Oh, e lo meno stancate mi chiamo, e alla mezza come scrivo, a di nuovo usano. Povera terra mia, che io adoro, tutto di te è caro al mio cuore. Tutto di te io amo, i tuoi tramonti, quando il sole scende giù al mare, le alpe chiare. Ed io sogno Pina Maionia, e lui dica a te, vegni di locri, ma assambiasi c'è il mio cuore mia. Chi legifera in questo paese, da tempo immemorabile ha smarrito il cuore fra le ortiche, ed ha serrato la sua porta agli annunci del vento, ma Cristo passa ancora a piedi nudi. No, Salvatore Corelli, che c'era tanto non aveva parlato, a una volta pure lui l'ha gridato. E va Dio, ci sogno pure io, e vi voglio contare a Braieva. Ciambri, rischieri e zimbi incannizzati, giumenti, muri e ciucci impastorati. Porcato al mio paglione, un bastiava, a voglia caro mio mutaliato, una scaglia di carne bianca, e che tanto strada. A così mi ho rispigliato, e a Morfeo vi dica la verità l'ho ringraziato. Ah, meno male che mi ha fatto un sonnicciare, se il nostro fatto a bua stasera, e come vuoi poter contare? Grazie. Salvatore Di Biase, grazie per questo viaggio, davvero hai attraversato i nostri poeti, ti ringraziamo. Però sai che penso, Enzo? Ogni volta devo uscire, se mi date uno sgabello, mi siedo qua così anch'io mi godo questa serata, no? Che dici? Ecco qua, era tutto programmato. Però no, è vero, la Mezzia Terme, la Calabria, però questo sole, questa giornata estiva, che cosa vi ha fatto pensare? Non ci ha fatto andare anche oltre l'Italia. Ma visto che siamo in viaggio, che anche a voi musicisti, perché non cambiamo anche un po' zona e ci spostiamo a Cuba? Io voglio andare a Cuba, voi? E allora, che dice, maestra Rosetta Mascara, vuol salire qui? E visto che Ciccio Guadagnolo, che è seduto fra il pubblico, ci ha voluto portare a Cuba, noi siamo pronti a seguirlo. Chiaramente cambia anche un po' la musica, no? La musica più briosa, perché Cuba ci fa pensare subito alla festa, al sole, al calore, ma anche a quello che è il nostro paesaggio. E cosa troveremo a Cuba? Chi? Cosa? Ce lo vuol dire o direttamente leggiamo? Direttamente leggiamo. Allora io mi accomodo in silenzio. Grazie. Non vedo, all'antrasata mi dicero una sera, una proposta totalmente inaspettata, ma non è che verso Cuba ti volesse fare una camminata? Come quando alla volta trona e vedi lampiare, come un uomine e lo malo tempo sta per arrivare. Una sorpresa di sta maniera, che ne sacre via, mi trovai davvero spiazzato e per sicurezza manco un secondo ci ho pensato. E a seconda volta un muore cedere. E dimmi, quando è che avessi di partire? E da così, dopo una settimana, mi trovai sopra l'apparecchio, diretto per l'Havana. Appena io atterrato, te vini, tutto un sangue mi ha quagliato, una vampata di caloria dalle spalle mi sentia. E come, in tale Italia l'assai a neve, pensai dentro la mia. E luogo, tra lo tavolo, lo fuso orario, a puzza da benzina e l'aeroplano che mi aveva sdonato, restavi per 2 minuti come un fantasato. Ancora un giorno mi ha servito prima mi potevo ambientare, e così a vacanza mai ho potuto gustare. Infatti alla fine, oi come mi hai creato, pare cantare un paradiso sogno stato. Camminava solo per la via,
e la duro do mangiare, dalle nasche mi trasie. Non puer carrostuto lento lento cucinava, sopra quattro brasi, c'era nua me lo cogirava. A giornata là era gittato, che lo hierro girava e girava e girava, e con lo passare del tempo, giano giano, oppure cosa rossicava. E dall'altra parte della strada, una ragosta vedia lo stere, canzone, canti, balli e gridate potia sentire. E mi scialava che le strade strade, come uno spadornato, senza pensieri, e in tala bocca non si carro addomato. Ogni persona per la strada ti fermava, per ti vendere si carro e rom, o solo sorte ti cercava. Anche una pesetas avessero voluto regalata, Caricica aveva passato troppo tempo dell'ultima volta che avevano mangiato. Poveri e incamati, ma sorridenti, allegri e vivaci, su non ci lasciavano con un sordo, non ti lasciavano un pace. Tra lui c'è spesso tanta disperazione, eppure si avvicinavano mezzi spagnosi, proiendo la mano, e volevano compagnia, e soprattutto fatta una regalia. Un popolo buono, calmo e tranquillo, come dicono loro, così soave, amorevole e rispettoso. Mai una parola è troppo, o una bucizzata. Li trattavano come un re, come un principino. Un tempo loro ti donavano, con tutto il cuore, disponibile a stare con te ora ed ora. Che la musica gioiosa, dallo pietro come una spada mi trasia, ad ogni angolo ti diciamo ti fermava, e come un diavolo scatenato mi ballava. Un cuore come un organetto mi si raveria, vedendo pure anche una bella rimena che mi ridia. Da acciluero pare che non tormenta li hanno vissuto, ecco perché ti cercava l'aiuto. Ad ogni regalo pare che l'anima si ci rallegrava e sempre alla fine un sorriso ci sbirrava. L'uomo cubano ad ogni angolo di strada era assettato a tavolino che giocava a domino da sera allo mattino. Canti e balli ad ogni ora strada a strada, ad ogni angolo di mura e chi li localini, che musica che si sentia. Una gioia di chi le radi antiche provenia. O da alcuna casa, o di una macchina vecchia non troppo lontana, un vero spasso ragava sta musica cubana. La donna cubana invece ti guardava, cavolia corteggiata, e tu semplicemente la potevi invitare, e alcun regaliccio, alla fine ciò poteva fare. Mi ricordo d'un terrazzino della camera mia, t'affacciava sopra lo mare o sopra la piazza del paese. A chi la seggia a dondolo, ore e ore ci passava, e chi le tramonte rosse, a bocca aperta ti gustava. Una bicchiere rombo allo canto, ma ben miso, chi la seggia giano giano le dondolava, come un tanacolla antica mannacava. Assaporava l'aria della clavia fresca del mare e sempre si carro cubane mi stavia a spampare. Nato poco, un vizio dopo tutto mi pigliava, meno male che era forte ed ogni tanto mi affocava. Eppure, i passiate, sopra che la spiaggia longarina, una sabbia bianca, soffice, un'acqua bella cristallina, che lo colore che dello azzurro passava nel verde chiaro, un'acqua che a dire poco paria una cosa fina, e ti gettava all'oceano e ti gustava la barriera corallina. E io non ti vedo cazzo giacere, guardo foto e vedo fermate, ascolto giusto messaggi di chi stai che l'altro, giusto che sentuto dire. Ma a me già cosa,
e farò un biglietto. Capresto, a me tornare a partire. Rosetta Mascaro, testo di Ciccio Guadagnolo. Ma vogliamo sentire un po' di musica, visto che ci è piaciuta qualche altro istante, così insieme facciamo l'ultimo viaggio a Cuba, sempre questa di Cuba. Mi piace, non mi è piaciuta. Vai, vai, sentiamo. Attraversato anche quella che è la povertà di questi luoghi, però la capacità di sorridere nonostante tutto, la bellezza, il mare, i tramonti. Bene, secondo me, voi come noi, qualche notte, insomma, avete fatto un giorno, che dite? E insomma, e noi soprattutto qui a San Biase, insomma, facciamo i mattinati, sapete? Però non ve lo dico io, bensì il nostro Pino Mete ci fa ascoltare subito Erano i mattinati di Salvatore Borelli. Con un applauso. Pino, hai fatto tardi stanotte, stamattina? Allora, vediamo, questa per noi è davvero un momento importante, un grande poeta, e ringraziamo anche la famiglia del nostro poeta sambiasino Borelli. Quindi ci spostiamo dove? Così sanno dove andare. Piazza Fiorentino? Dove andiamo? E dove ci spostiamo adesso? Da Cuba? Quindi tutti a Piazza Fiorentino. Andiamo, prego. Alla villa. Alla villa, alla villa. Chi c'ha l'anzana fitta che venava e in giro manco un'anima affrontava. Erano i mattinati ed io me le cogliavo che avesse suonato pure la vicinia. Ma quando a mezza villa è arrivato, in te viene tutto un sangue mi ha pagliato. Forse è uno spirito. Prima io ho pensato, ho anche un marziano che ha cavato. Voglio scappare, ma forse non da via, che cambi in un mazzone mi sentia. Guardava in giro tutto spaventato. Il mio maturno che l'aveva parlato più un cadere ma se t'hanno scavone e più forte ci sentiano marragione un surto ma tra poco mi pigliava vediando a Fiorentino chi parlava era incazzato a capo muticava i baffi con le mani si lisciava. Che ne parla sto tirato? Ma si parla solo, ho zappazziato, non sa mai, ci adduna da presenza mia, dicendo certo che mi ciamparia. Che vista orrenda, la sfinge si vedia, lo scoglio in ta tempesta mi paria. Feci coraggio, e piano mi avvicino, e sento che parlava a San Piacere. Ho visto Ciarancè che mi ha battuto, che figlio sbrigognato mi ha tingiuto ad uno, come Ciccio Fiorentino, l'hanno punzato come un abissino. Sto scemo ci ha abusato che dormia, la sera risvegliato un mitingia, chi sti ciumbriaconi stravaganti offendono i filosofi e gli santi. Mentre un fiorentino ci parlava, un santo con la capo non si ama. Sdegnato Ciarancisco ci risponde, non sa mai sto sciocco, avia tingiuta mia, a capo questo palo ci rompia. E
è stato veramente scrianzato, ma offende un uomo tanto letterato. Che buva Don Ciccio mio, sta a rassegnare, le cose vanno pure cambiare, ormai sto mondo è troppo grosso, vuole pigliare un cielo con le mani. Tu guarda a me, un nega con tuo padre, vuole tenuta a casa con gli spalli. Mi viene il culo a primo marra sera, ma tutto il gioco in terra ci cadeva. Pochi minuti sole si parlava, e dopo monumenti ritornava. Ed io tremava, e lui ci aveva di ora, e quando ti parlavo trema ancora. Questo è il fatto vero, però non ti parlavi, erano i mattinati. Vito Mede erano i mattinati, Salvatore Borelli. Vabbè, non ci ascolta di nessuno questa sera. Pino, puoi rimanere qui perché a te tocca l'onore di declamare un'altra poesia. E beh, adesso, no, non puoi rimanere proprio qui adesso. Abbiamo parlato di grandi poeti e abbiamo un poeta che poi è un amico in comune, no? Io lo definisco l'uomo del tempo, l'uomo che parla di ieri, lo fa oggi, però dà sempre speranza al futuro. Un maestro della poesia, del vernacolo, ma soprattutto colui che riesce a dare ricchezza ad ogni singolo elemento della natura della vita. Sto parlando del maestro Ciccio Scalise. E quindi che qui gli facciamo un applauso. Dove si è nascosto? In fondo alla sala, lui preferisce stare sempre dietro le quinte. E ora ascoltiamo, caro maestro, proprio la tua poesia, l'oratoria. Prego, Pino Mede. L'oratoria, si sa, su ognuno ce l'ha, e che tante e tante sono illusi che di parole etica non diranno gli usi. L'oratore per me ha a vedere cose e parole usi a capisciere, che parla astratto filosoficamente, un poco meno non ci capisce niente. Veramente ora tanto intelligente si parlano con filosofia non ci capisce niente. Perché un mondo è chiedo e burdacato di gente che parla ma con signori a parola ci ha dato. Ci sono certi oratori invece che conosciamo che parlano e sanno parlare in un modo divino, si hanno capisciere tutti, intelligenti e cretini. Non ci inviscano ingresi, ma parole lavitine. L'oratoria è un'arte, va coltivata, non è che sul proparco ogni parola può essere liberata. O concetto di quello che si dice, sa di capisciere. E la parola, con modo più semplice sa di dire. Alle televisioni pure, non ne parlano niente, specie quando parlano personaggi illustri, etici, intelligenti, dopo che più ore e ore hanno parlato e diciuto, quello che hanno detto, quelli soli forse l'hanno capisciuto. La parola è la lingua, un signore me l'ha data, e per favore usala come va usata. L'oratoria di Ciccio Scalise, interpretato da Pino Mede. Grazie, grazie di cuore, grazie al maestro Ciccio Scalise. Chi parla poi con il linguaggio del cuore, che è, credo, arrivi sempre dritti. E adesso noi ci spostiamo, no, continuiamo a viaggiare, lo so che vi do sempre troppo fastidio, però adesso ci mettiamo in viaggio, sapete con chi? Con Pino Renda, che chiamo qui sul palco, e con l'emigrante, quindi metaforicamente viaggiamo con tutti i nostri emigranti, con i nostri lavetini, i nostri calabresi.
in giro per il mondo. Buonasera. Per lui doppio applauso, tutti abbiamo capito il motivo. Prima di farvi ascoltare questi brevi versi, io vorrei fare un applauso al Comitato Franco Costabile e vorrei che lo facessimo tutti. Perché questo nostro concittadino, successivamente alla sua scomparsa, ha attraversato lunghi, ingiusti e ingiustificati periodi di oblio. È giustissimo invece ricordare e dare merito a una delle voci più potenti e dolorose della Calabria. Di tutta la sua poetica io sono stato particolarmente colpito da Il canto dei nuovi migranti, che per certi aspetti è il testamento artistico e spirituale del poeta. Addio terra, salutiamoci, è ora. Quanto intensità e quanto pathos c'è in questi due, in questo brevissimo verso. Oltre alla partenza c'è da tenere in considerazione il problema della restanza, che, come dice l'antropologo Vito Teti, sono due facce della stessa medaglia, in effetti. A restare erano quasi sempre genitori anziani, amici, parenti, e spesso la propria fidanzata che si lasciava con la promessa di un successivo ricongiungimento, magari con un matrimonio effettuato per procura. Quanti ce ne sono stati di questi casi? Ci sono stati anche più. Alberto Sordi ne ha fatto un'interpretazione bellissima. Spesso qualcuno, dopo un breve periodo, tornava indietro, tornava in Calabria. Un cicolava l'aria. Che vuol dire un cicolava l'aria? Loro tra di loro usavano questa espressione, però in effetti si trattava di una vera e propria depressione, una malattia. I portoghesi e i brasiliani la dicono con una parola un po' quasi curiosa, saudade, che ha qualcosa di intimo, ma si trattava di questo, di una vera e propria malattia che era la depressione. C'era anche chi invece voleva tornare, ma all'ultimo momento, per questione di malattie, di salute grave, non poteva tornare. E allora c'è stato un caso che io ne sono venuto a conoscenza nei nostri viaggi che abbiamo fatto in Australia con i calabruzzi. C'è qualcosa, ma è un po' triste questa cosa, però lo dobbiamo dire, perché esprime in pieno tutto il sentimento che hanno passato questi nostri corregionali che sono partiti e hanno lasciato la loro terra. Ebbene, questa persona ha espresso l'ultimo desiderio di che gli venisse mandato dall'Italia una toppa e terra, che poi è stata messa nella bara, quindi a significare un legame indissolubile con le proprie radici. E questo è un verso che troveremo qui dentro, in questa... È un applauso per questa riflessione che ha venuto da capo di me. Prego. Emigrante. Avvia 20 anni quando a terra mia l'assami. Sopra un bastimento, io mi dipartivo. Terra straniera, un cuore cino di speranza, però sospiro e pienso, pisa la lontananza. Mocca non mi manca niente, ritieni le dinare, ma non sono solo i soldi che ti fanno campare. Volerà avere una toppa e terra da vigna e latronia, che viene unire forti che così non hanno mia. Eppure una pietruzza d'un vignale da casicella, dove mia mamma cantando ci va per la gallinella. E come volesse avere una cima da cersa di sopra via, dove la prima volta hai usato l'amore mio. Grazie. Grazie a Pino Letta. Grazie.
E davvero queste iniziative, anche l'amore per la nostra Calabria, per la nostra terra, deve diventare sempre più profonda anche per tutti coloro che purtroppo hanno dovuto, per forza di cose, lasciare la propria terra, andare via con grande amarezza nel cuore. E parlando di Calabria, di anche un po' di malinconia, parliamo anche di libertà. Quindi chiamo qui sul palco Matteo Scalise per una poesia importante di un altro grande poeta della nostra terra, Michele Pane, a mia figlia Libertà. Siamo nel 1938. Michele Pane ormai da qualche anno è negli Stati Uniti e voleva ritornare nella sua decollatura, ma per questioni economiche non era possibile. Allora, con la scusa che la figlia, Penelope Libertà, doveva raggiungere il suo promesso sposo, il futuro giudice di Cassazione Oronzo De Pascalis a Roma, consigliò alla figlia di recarsi nei luoghi nativi del papà, e quindi in questa poesia c'è come una specie di raccomandazione alla figlia di vedere, di incontrare persone affinché quando fosse ritornata negli Stati Uniti avrebbe, come dire, relazionato al papà, e quindi facendogli sentire di meno la mancanza della sua amata ad anni di decollatura. A mia figlia Libertà, quando arrivi alla colla d'Acquavona, quante puntane trovi, chile giallo, dei surrusco e tant'altre, intra la valla l'acqua dille, calando oi come sono. Voscura ancutti, delizia de riscura, pratura verde, una tranquillità. Chilla è la conca della decollatura e tu salta a mille, o libertà. Sutta del Riventino, lo paesino di Rino Catuavi a nome Tumaini, parrocchia San Bernardo. E ravvicini lo cancia il tuo passaggio, praticia il romano, e dopo sulle case nove, di Cervisi e la dame del papà. La dame che il cuore suo non si smuove e tempo in lontananza o libertà. Andando, se tu passi più giuchiando fra di cirio, trovo un camposanto. La erma da portare un mio canto agli carica sotto terra stano. Ca, con tutto che si può essere ella, e nullo dirti che non c'è santo, la tua visita, o figlia ma mia bella, a dirgli del rinfrisco dove sarà. Alla dame tu trovi zio Luigi, Cruzza Carrozza, San Maria e Marianna, che te contano da tua Santa Nanna, e bene della carriazza che dice. Te mostrano i luoghi che l'assai tanto amati, che forse un mio più, ma mi comporto come tu le sai, caratita ed esorta, e impari tu. Vasa per mia, da vecchia casa e mura, luce faria di un mio duncularo, le zie re, le zie Luigi caro, sire e mattina, 100 volte l'ora. Circa, tra le carte della libreria, ancora ricordo la mia gioventù, e sentirai l'attore e l'armonia di sta mia vita, che non vale più. Quando senti suonare mattutino, zumpa lo rietto, spalanco barcone, saluta o sole che lo cariglione s'alza maestosa l'uccello turchino. Oh, quante volte l'hai salutato, quando era verde, ma quanti anni ha? Papà tuo che è invecchiato, non cangiato, e resta calabrese o libertà. O di lì agli intralocchi quando torni, li segni della loro abrasanza, e mi torna a giurire la speranza di venire con figli le migliorni. Tornandoci con noi tutti una volta, chi gioia che non forno libertà. Speriamo sempre, un mondo gira e volta, chissà se suono non si avvererà. Grazie. Grazie a Matteo Scalise che ci ha accompagnato fino alla decollatura da anni con davvero questo inno Libertà
di Michele Pane. Beh, comunque si è fatto una certa ora. Scusate, noi, vabbè, prima non si è sentito, può succedere, abbiamo avuto un piccolo imprevisto musicale, ci sta imprevisto tecnico, vabbè. Ma poi è venuto un lamborino, no? Ecco, io durante un viaggio si mangia anche, visto che siamo in Calabria, che possiamo mangiare? Vediamo un po', vediamo che cos'ho qui, scaletta. E se vi dicessi, acuzzupa, potrebbe andare bene. Allora, maestro della Cuzzupa, si vuole accomodare sul palco? Dov'è il nostro poeta? Eccolo qua. E un applauso al nostro Pasqualino Virgilio Mastroianni con la sua Cuzzupa. Beh, vediamo un po'. Ora che musica regaliamo alla Cuzzupa? Va bene, prego. Buonasera, anch'io volevo fare i complimenti al comitato e in questa serata diciamo soprattutto a Luisa e a Francesco Fagà che per la bellissima introduzione che veramente ci ha commossi. Volevo dire qualcosa a proposito di questa poesia. Non è opera del tutto di fantasia, ma è ispirata da una storia vera, una storia realmente successa. E posso dire che questa poesia, quando io l'ho scritta, meno male che non è l'unica delle mie poesie che mi fa questo, diciamo, mi ha molto emozionato quando l'ho scritta e mi emoziona, continua ad emozionarmi ogni qualvolta che la leggo. Acuzzupa. È arrivato un momento, un vecunto, una storia da fine 800. Tra due famiglie che vivevano ricoglienti, nemiche a morte e de casa non distanti. Becchi e Budera, due famiglie altolocate in ta provincia assai considerata. Ma tra morti ammazzati e continue liti, i privilegi sembravano finiti. Tra odi, sgarbi e vendette feroci, arrivava lo scuro dove c'erano luci. Le ricchezze erano solo un ricordo e cercare strade nuove troppo tardi. Da sta situazione delle due famiglie dispirata s'avvicinava la Pasqua che era nata. La Domenica Santa a mezzogiorno, non poco muovo di come vergogno, i vecchi si preparavano a mangiare quattro patate e puro senza sale. Ma in un momento bussava uno sconosciuto che lassava un fangotto e se ne chiuto. Ora vedere il resto e fecero la caccia cupa trovandoci dentro una cozzuppa. Ma la sorpresa durò tanto e figero come vento, a misero sopra il banco, avviano una fame che manco. Cominciarono a ripigliare per subito sa mangiare. Ma successe un altro fatto, trovarono un biglietto, da cozzupa arrotolato e do fuoco abbrettato. Un pensiero è venuto, e se n'hanno melenato. Un biglietto, un padre afferrao e sto scritto a leire cominciavo. Signor vecchi, da oggi dobbiamo essere saggi, per la bellezza che incanta più dell'acqua santa, da fraterno cristiano le tendo la mano. E per me il più bel dono sarà il suo perdono. Per ora, buonasera, sono Luigi Butera. L'anziano vecchi, per l'emozione tremante e per le lacrime l'occhio lucente, disse: Luigi Butera, tu m'hai vinciuto con l'arma più potente che ho creato, l'arma da bontà che tutto può e l'amicizia mia te d'ogni modo. De chi lo giorno cominciamo una vita nuova,
quella tranquillità che a tutti giovano. Nella cozzupa di Pasqua e in un messaggio d'amore abbiano seppellito odi e rancore. Pigliate esempio, voi che mi sentite, un sorriso è l'arma più potente che voi avete. Grazie. Grazie al professore Mastroianni per questo messaggio di fratellanza, questo messaggio di sorriso, di fraternità, ne abbiamo bisogno. E poi lo ringraziamo, ve l'abbiamo detto prima, noi avremmo fatto un viaggio anche lungo le nostre tradizioni, ha ricordato la sacralità di Pasquale, dunque anche la nostra fede e le nostre tradizioni religiose. Ingegner Fagà, lei così, senza essere neanche chiamato, mi si avvicina qui. E dove mi vuol portare lei? Mi dica, il nostro viaggio sta continuando, mancano poche stazioni ormai. Dove andiamo? Mi porterò qui vicino, ah, da nessuna parte, l'abbiamo già caputo. Vabbè, vediamo chi incontrerò. Per conoscenza, sapete, credo che molti di voi sanno dov'è, dove si trovi, è qui proprio all'angolo tra questa via e Piazza Fiorentino. Giusto per dare una collocazione anche della storia di questa pietra che è lì da più di 100 anni, fu messa lì da uno dei farmacisti Caputi, uno dei primi di San Biase, perché dopo aver costruito un palazzo, il primo costruito a Piazza Fiorentino, la mise all'angolo perché le carrette che passavano praticamente con le ruote gli rovinavano lo spigolo del muro, che siccome era un muro ben fatto, insomma, e lui l'ha messa lì a paracarro, diciamo così, no? Solo che poi, col tempo, questa pietra ha voluto trasformarsi in qualche altra cosa, che adesso vi dirò. A Petra in Caputo. Di conto, di un posto muto, e alla villa, è la Petra di Caputo. Arricchitata e solitaria, si indista a panza all'aria. E non parla, ma si intisenti di cazzate della gente. Alla girata della villa, che si aggira verso lo stretto, ti da lì entra una pupilla, entra luce, diritto diritto. C'ha usato uno spiziale di Caputo, per lo spigolo mezzo sbrullato, delle ruote di chi li sciarretti consentiano dei rispetti. Illa, orti e girirosa, voglio fare un'altra cosa. Si consava così a pisuolo per trappare nati chi cuore. Ma non per essere indigenti, ma per gli duole della gente. Sentiu i conti di un zappatore, ma pure quelli di un professore, delle vigne con l'uramato, delle imbrogli dell'avvocato, di cazzate di un paglione e della storia dei Borboni. Ha venuto cucile e baionetti e lo sciopero dei carretti. Ha sentito a ogni lezione comizi delle parche e di barcone. E si indigliava a morisate quando sente certi sparati. Ma da quella pietra, muta, erma e queta, ci sono lacrime e dolore, che sa solo nostro Signore. Amori abbandonati, gente in America partuti, molti di corpi e di pallati, di omicidi premeditati, pianti di razza agricoli scartati di padroni agli mattinati. Di una cosa s'avanta solo, di chi nel senza sorti è lo consuolo. Compa, comuniamo, e comuniamo, compa, non lo vedete, si maglia peggio. Grazie, grazie ingegnere. Beh, continuiamo il nostro viaggio e ora siamo qui sul palco Carlo Isabella, che è già arrivato, perché lui ci porterà qui su questo palco un altro grande nostro poeta, una nostra risorsa di emozioni, di colori, di tradizioni, Vittorio Butera. Che cosa accadrà? A Scala. Come tutti i versi del maestro Butera, A Scala ha un significato metaforico. È una poesia che il maestro credo che abbia voluto dare l'insegnamento alle persone di non essere troppo sboroni, come si dice. Nel senso che
spesso e volentieri vediamo che ci sono quelle persone che godono dei momenti difficili delle persone che stanno vicino. E lui ha scritto questi versi, ha voluto paragonare questa situazione che sto dicendo a una scala dove c'è una scala a pioli, dove c'è il piolo situato in alto che si rivolge contorno ironico al piolo che è a terra. La scala arracciata della casa è arrivata, ma mentre cura cima a rigarofali a dura della loggia surricciata, de zanchi in sono bocia con clupità denata. Un pilone soprano guardando le tanta tizza, un pilone soprano sottano brattato de munnizza, le fa: chi ne felice a voi le munne dice che a tutti due piluni si mua ciutie. Te pare mai che tu ne sei lo stesso che mie? Io sono un potente e tu un continente. Io campo d'atturo, de bonaria e de luce, e tu, povera cruce, de palacchi e scuro. Io sono un cielo e tu sei terra. Ogni duro che saglie a chi te ciampa. A mie, pure qualcuno mi sa branca, o fa per proprio sperma. Eppure, ma veramente se ciotia, può essere pilune, di me può dire stare a paragone, sogno il cane che passa, di Mattia. Ma la mano potente, chi la grande del Dio, alla botta ci mio, e da sopra a casuta. E la scala in gianente, rivotato su casuta. Ieri in grandizza, oggi in bonizza. Grazie Carlo Sordella, grazie anche per l'interpretazione ironica, ci ha fatto divertire perché poi è giusto sorridere, e grazie anche all'ironia dei nostri poeti, grazie. A scala, prego. Beh, allora questa è una poesia che mi hanno messo in scaletta insomma tardi, quindi già lui ha capito, il nostro Salvatore De Biasi, e mi ha detto devi stare attenta, perché? Perché il titolo insomma può essere anche un po' pericoloso, no? Perché? Litichella e cuzzittoni. Wow. Salvatore, cosa ci vuoi dire? Vediamo. Intanto davvero ancora grazie a voi tutti, poeti, registi, artisti, appassionati della nostra terra. Allora, io spero di essere immune, soprattutto nella seconda parte. Prego. Allora, la poesia deve far sorridere, deve far pure pensare, giustamente. E grazie all'organizzazione ancora una volta emerge questa qualità poetica, questi sorrisi e queste riflessioni. E Litichella e cuzzittoni è l'ombrogio di un cappotto, è una storia che in effetti è forse vera, e ve la voglio raccontare in questo modo. Anni Castro, vicino di un buono Cesare Pasquale Cuzzettone, Navarro arricchissuto, chi con tutto era nascuto, tavola sua però, vicino a una canadella ci stava in Torillo, un certo Torillo le Litichella. Un povero sventurato che di tutti era malottato, povero sì, ma giù e tutti. Allora una notte, sa, pensavo, e a Pasquale Cuzzettone tutti i soldi ci ha rubato. E non mise le Litichella s'assalato, mangiava e bevia, e di tutti i beuti. Ma quando Cuzzettone l'ha saputo, un mondo per Litichella l'è fornuto. Cuzzittoni credava vendetta, sto cornuto vai a ammazzare i soldi con gli interessi della denaro. Ma un superbe lo cannetto, cadelete era nemico, dopo chi ci ha ragionato, a Cuzzittone l'ha carmato. Oh va, e non vanno alterati, denunciato, non ben pregate, portato al tribunale, poi il giudice le ha pagato. E così fu. Litichella da un tribunale fu chiamato, da Cuzzettone l'aveva denunciato. Litichella era auto come un tracandale e si sapeva che era zeloso. E quando vedi a Cuzzettone, la cazza ci armava la cazza, vuoi ci incripare. A parole ce la c'è mancare. E Cuzzettone, non ci vieni al tribunale, era sul mio pittoso. Si mi presto un cappotto, forse. Dopo il giudice ci viene a Rioto. Cuzzettone, pure che era un bel velato, che lo sangue ci voglia, un cappotto
lo stesso sono apprestato. A causa, si dice, le decreta pure interrogato, è un altro poco coro condannato. Ma quando a questi ragazzi malepigliati, agli giudici, le decreta e l'ingente credato, signor giudice, io lo dico chiaro, con settore non insognato, signore della corte, signori giurati, i soldi a chi stucca, io ce li sono prestati. Sono stato denunziato di un pazzo scolonato, credetemi, è un tordone, uno lo ha fatto via se crede padrone. Cozzettone pare un leone, e perché vedete che sto cappotti ora con le tue mie? Che sono pazzo, che mi avete detto, tu dice mia? Grazie. Grazie, Salvatore De Biasi. Per fare contesto, io di qua ringraziamo il maestro Longo che ci aveva portato la poesia Movi Cunto, che lo diciamo, la prossima volta inizieremo con quello, quindi ci scusiamo se non siamo riusciti a declamarla questa sera, però inizieremo in bellezza la prossima serata. Nel frattempo ringraziamo anche Fabio e Luciano che ci stanno davvero deliziando con questa musica, con la musica è tutto più bello. Allora, noi siamo arrivati ufficialmente all'ultima stazione, quindi il nostro viaggio sta per concludersi. Lo abbiamo detto prima, oltre Costabile, però lo abbiamo sentito, lo abbiamo visto, abbiamo Costabile. Quindi noi vogliamo chiudere questa nostra carrellata di poeti proprio con lui. E quindi chiamo qui sul palco Raffaele Paones, che concluderà questo nostro viaggio con una storia calabrese, Franco Costabile, del poeta Cesarino Mercuri, che è qui in sala e che ringraziamo. Prego. Premetto che questa poesia è stata scritta nel 2013 in occasione del 25° anno del Premio Anturium. Quell'anno il Premio Anturium è stato dedicato a Costabile. Prima di declamare la poesia, visto che qui si parla di quello che io vivo quando vado al cimitero e vedo la tomba di Costabile, veramente nel degrado peggiore, abbandonata, c'è mai un fiore. Per chi non lo sapesse, magari ogni tanto ci passa, la può trovare mettendosi spalle alla chiesetta, sul lato sinistro fa angolo. Perché è bello declamare, è bello ricordarlo, però ogni tanto è bello anche onorarlo quando si fa a quelle parti. Una storia calabrese, Franco Costabile. Forse morrò sopra questa chitarra e chi conosce il tumulto del mio sangue. E se bisogna attraversare il cielo, l'appenderò sul corno della luna. Abbandonato di affetti cari, in pena per la terra sua martoriata, come una mamma amata, destino amaro per descrivere. E nulla mia, ante lo tormento sua, se l'ha portato vento. E tu scritto tramandato, nel solo insegnamento, d'amo cacciato, solo e sempre silenzio. Popolo senza senso, di 5 anni a 5 anni, attaccato alla speranza. Elezioni, processioni, damaschi sui balconi, l'onorevole torna calabrese. Vattene agli casi e portano menzogne. Era denuncia amori, siti e giustizia. Dolore antico di sta terra calabrese, benedetta tu Signore, ma di monti a mare a piana t'interisce estraziata. In mano uomini patroni e governanti traditori. Storia d'amori cari, ma traditi. Storia d'amori che a morta l'hanno ferito. E sopra la tomba sua non c'è mai una rosa. Segno di terra ingrata e ancora martoriata. E sopra la tomba sua un sigillo d'amore e stima grande. Sto scritto fuori stiero, a firma d'Ungaretti. Con questo cuore troppo cantastore, diceva ponendo una rosa nel bicchiere, e la rosa si è spenta poco a poco come il suo cuore.
si è spenta per cantare una storia tragica per sempre. Grazie a Raffaele Bonazza, a Cesarino Mercuri, grazie anche per questa testimonianza importante, quanto è importante onorare anche i nostri poeti. Oltre costabili vi sono stati tanti poeti questa sera, però chiaramente non potevamo che chiudere con lui. Ora chiamo qui sul palco il nostro Deus Ex Machina, Torino Siriani, prego, presidente del comitato Costabile 100, che chiaramente vorrà portare i vostri saluti. Lo ringraziamo per questa sera, per la grande passione per questo teatro, per la cultura e per soprattutto la grande resistenza nel radunarci sempre tutti, nel segno poi della bellezza, del sorriso e della passione. E le do il microfono subito, è le scalette mi pare, va bene, prego. Buonasera a tutti e grazie. Io prima di ringraziarvi e di passare i saluti chiamo sul palco l'assessore alla cultura, dottoressa Anna Spinelli, Annalisa Spinelli. Facciamo un applauso gentilmente. I saluti glieli faccio fare dopo. Io l'ho chiamata perché vorrei invitare sul palco tutti gli autori e i lettori che si sono susseguiti su questo palco. Gentilmente, se ci raggiungete. Assessore, è stata una serata bellissima. È stato un cammino che noi abbiamo voluto iniziare tanti mesi fa, fino a giungere oggi a questo appuntamento, invitando tutti i nostri poeti sambiasini e non, perché potessero declamare le poesie in onore di Franco Costabile. Beh sì, intanto grazie, grazie di aver invitato. È stato un vero tributo reso da parte di autorevoli figure del nostro territorio a un grandissimo poeta. Devo dire che mi serviva un po' questa serata per distrarmi, perché oggi insieme al sindaco e insieme alla giunta siamo andati a visitare, scusate ma io sono ancora traumatizzata, siamo andati a visitare i luoghi che sono stati feriti dall'alluvione. È stato un momento, siamo stati lì diverse ore e abbiamo potuto verificare con mano quanto sia stato ferito il nostro territorio e quanto stia soffrendo parte della nostra gente, della nostra comunità. Ci riprenderemo. Si diceva prima che la Calabria è una terra difficile ed è ancora oggi una terra difficile, forse ancora più difficile perché merita una particolare attenzione per la sua fragilità idrogeologica. È una terra comunque che sempre ci fa sognare. Questa sera, lo dicevate prima, in effetti noi abbiamo sognato. Quindi vi ringrazio perché riuscite sempre a mantenere viva l'attenzione su una figura, un personaggio che mantiene intatta la sua attualità nonostante sia morto precocemente, nonostante per diverso tempo sia vissuto, per così dire, nell'oblio, nonostante il tempo che passa. Quindi riuscite a mantenerne attuale il pensiero attraverso anche delle figure che sono altrettanto autorevoli e che sicuramente riscaldano il cuore ogni volta che si avvicinano a un microfono e declamano. Io poi sono particolarmente legata a Salvatore De Biase, ma noto che in effetti la capacità di rappresentare i sentimenti e le emozioni che sono presenti nei versi nel momento in cui vengono declamati è evidentemente molto comune nel territorio sambiasino, anche se noi siamo lametini. Quindi grazie, penso che ci saranno anche altre occasioni, perché il centenario è finito, però non è finita l'attenzione nei riguardi di questo territorio e di chi simboleggia anche questa parte della nostra terra. Allora, colgo la palla in balzo per dirvi che
I festeggiamenti del centenario di Franco Costabile non finiscono con questo evento di questa sera, ma il Comitato si prodigherà ad organizzare altri eventi fino a giungere alla data del 3 di gennaio, che sarà la data di conclusione di questo cammino iniziato 10 mesi fa. Il 3 di gennaio è una data particolare perché noi su questo palcoscenico, che l'anticipo è una chicca, avremo come ospiti un gruppo teatrale di Cosenza, che il cui ex presidente, appunto da qualche anno, Antonella Abnorante, aveva preparato ed elaborato una commedia su Franco Costabile. E noi del Comitato, avendolo saputo, ci siamo prodigati di contattare la vedova, la dottoressa Dora Ricca, che nella invitare è stata felicissima di venire qua a Lamezia, a San Biagio, al Teatro Franco Costabile, di rappresentare questa opera del marito. Quindi noi saremo felicissimi, perché saremo felicissimi di ospitare questa compagnia teatrale, perché è fatta di attori bravissimi. Quindi attendiamo quella data per concludere questi festeggiamenti. Io colgo l'occasione per chiedervi un applauso per un componente del Comitato che questa sera è impossibilitato a essere presente, che è il dottore Lorena, Antonio Lorena, che è a casa influenzato. E do la parola a Luisa. No, vogliamo comunque omaggiare con una targa, non una targa ricordo, no, ma una targa impegno, affinché si possa continuare questo lavoro di promozione, anche di condivisione delle nostre risorse umane e culturali della nostra città. E quindi Tonino, a te l'onore e chiaramente a tutti coloro. Partiamo da Pino Renda che abbiamo qua con un applauso, così ci riscaldiamo e davvero qualche altro minuto insieme. Davvero ringraziamo ancora l'assessore Spinelli, sarà lei a consegnare le targhe e facciamolo se non vedere li chiamiamo di esatto, così allora Pino Renda, quindi sei in ordine, Salvatore, eccetera eccetera, perfetto. Allora no, cambiamo tu, Cesarino Mercuri, dov'è Cesarino Mercuri? È lì in fondo, prego. Allora come arrivano li ringraziamo, grazie Cesarino Mercuri, anche lei ultima fatica letteraria che poi scopriremo da qui a qualche giorno. Ecco una foto ricordo, perfetto, va bene. Secondo me un po' di sottofondo musicale ci sta sempre, se no con silenzio. Matteo Scalisse, eccolo qui, grazie anche a lui per la sua presenza e per aver dato voce davvero ad una poesia di Michele Bacco. Poi. E poi abbiamo colui che ci ha portato a Cuba, Francesco Guadagnolo, anche lui un libro scritto qualche mese fa che è stato un grande successo. Grazie a Ciccio Guadagnolo che chiude sempre ogni sua pagina con l'ottimismo e la speranza. Grazie. Allora, Pino Mete, eccolo qua, e Ciccio Scalise che credo sia dovuto andar via, quindi lo ringraziamo, a lui porteremo la targa e il nostro abbraccio. Grazie a Pino Mete. E poi ancora, vedi che genio farà. Franco Longo, a lui di nuovo il nostro grazie, anche le nostre scuse, lo facciamo salire qui al centro, per lui un applauso triplo, perché ci aveva consegnato una bellissima poesia, non siamo riusciti per questioni ultime, insomma accade sempre qualche imprevisto, quindi noi la prossima volta questi libri ci vediamo con la sua, ecco che l'assessore consegna, la prossima volta con la sua poesia. Eccolo qui. Per continuare proprio il mood degli eventi abbiamo dato anche un'altra targa. Vabbè, per ora la cambiamo, va bene. Poi mi dica che ti è pagato.
Pasqualino Gino Mastroianni, eccolo qua, grazie anche lui per averci dedicato una chicca della sua cuzzupa, Galeotta Pallo Cuzzupa, per fortuna che ha portato pace, ha riportato pace fra due grandi famiglie della città, del comune di Conflenti. E poi il nostro Carlo Isabella che con grande ironia ha interpretato a Scala, eccolo qui, sempre di Vittorio Butera, grande nostro poeta. Foto ricordo. E poi il nostro Pino Renda con la sua storia, purtroppo malinconica, però dà anche speranza con la nostra Gli Emigranti, eccolo qua. Complimenti anche a lui per aver portato negli anni con la musica quella che è la tradizione della nostra terra. E poi, mi pare di conoscerlo, Salvatore De Biase, anche lui tardi a ricordo. Lo ringraziamo per averci regalato questo viaggio tra grandi poeti, attraversato anche Stancati, Maione, Costabile, Butera, Borelli, ecco. Ah, non l'avevo sentito, Raffaele Paonessa! Grazie a lui per aver davvero declamato la prima parte, Costabile oggi, lo ringraziamo anche per il suo impegno nel promuovere il vernacolo con l'arte teatrale e con la compagnia Giovanni Vercillo. E poi, ma scusa, ti sei fatto anche la targa? E poi l'ingegner Fagà, eccolo qua, che ci ha portato qui vicino a Piazza Fiorentino. Eccoli qua i protagonisti di questo Oltre Costabile, con Costabile, per Costabile. Noi vi chiediamo di rimanere ancora qui qualche istante per una chiusura. Ecco, quindi vi chiediamo di rimanere anche qui, va bene, va benissimo. Gli autori e poeti li potete accomodarvi, l'ho già fatto. Un attimo, assessore. Assessore, questo è proprio, siamo assessore, un omaggio floreale per l'assessore che mi ricordava di ringraziare nuovamente i nostri due musicisti, Luciano e Fabio. Adesso vi chiedo un ultimo istante di silenzio, perché questa sera tutto può accadere, no? Non sappiamo il perché di questa serata, non sappiamo il perché tante volte le nostre azioni, però penso che ogni cosa non avvenga mai per caso, no? E quindi qualche ultimo istante di silenzio per lasciare che questa serata possa rimanere nei vostri cuori e nei vostri ricordi. Thank you.